Elisa Queirolo, sua la rete del 6-6, sua la rete anche del 7-7 su un penalty che era davvero pericoloso, difficile da gestire, e sicuramente nei momenti chiave, nei momenti in cui occorre avere lucidità, Elisa Queirolo ha dato serenità alla propria squadra con i due pareggi e poi anche il gol importantissimo. Beh, diciamo che non siamo partite al meglio, io compresa tutta la squadra, abbiamo fatto un brutto primo tempo e direi anche buono secondo te, cioè brutto primo, brutto secondo, ci siamo un po' ripresi dopo e siamo state brave comunque a non lasciare niente, a continuare a lavorare, appunto prendere quel rigore importantissimo, comunque continuare a fare entrate su entrate cercando di prendere espulsione, e direi che alla fine questo nostro gioco ci ha premiato. E la cosa che secondo me ci ha dato molta più sicurezza è stata fare una buona difesa. Nel momento in cui abbiamo iniziato a fare una buona difesa, in attacco siamo migliorate. Ecco, non vi siete disunite neanche quando a un certo punto sembrava che la palla non volesse entrare, e mentre in difesa quel che Padova Verona toccava diventava gol. Dove si trova l'energia anche positiva per dire continuiamo perché è la strada giusta? Allora direi che sicuramente abbiamo un allenatore che ci sprona molto, nel momento in cui noi non stiamo facendo bene lui cerca di tirare fuori tutta la nostra grinta, e il fatto che noi siamo una squadra con tanta esperienza cerchiamo di tirarla fuori in questi momenti in cui è importante, e alla fine oggi ci siamo riuscite, non sempre ci riusciamo, quindi dobbiamo cercare di non arrivare in quei momenti, ma sappiamo in cuor nostro che comunque ce l'abbiamo, la grinta, che abbiamo la voglia di vincere, tutto quanto ce l'abbiamo dentro, insomma. Ecco Francesco, diciamo che Padova il bonus della falsa partenza se l'hai giocato in queste playoff scudetto, a te la domanda. Sì, per no, io la domanda più che altro è una domanda... quanto avete pensato di rivivere gara 1 dello scorso anno? Ma guarda, io in realtà ammetto che non ci ho pensato, ammetto che ho pensato soltanto perché stiamo giocando così male, perché alla fine, cioè, anzi non che stiamo giocando così male, perché non stiamo giocando a pallanuoto. Nel momento in cui ci manca la difesa, poi in attacco sembriamo un po' quasi impaurite, che sembra quasi che quella porta sia minuscolo, che il loro portiere sia enorme e che non riusciamo a metterla dentro. Quindi io forse ho pensato più al fatto che non stavamo giocando come sappiamo giocare. Infatti del resto dall'inizio, sia nelle conclusioni dal perimetro ma soprattutto il controllo dell'attacco che è andato davvero male vi ha concesso a Verona ovviamente di avere maggiori spazi poi in fase di attacco. È vero, è vero, poi loro sono state bravissime secondo me all'inizio a sfruttare tutte le nostre debolezze, appunto il nostro lasciargli quel metro in più, loro l'hanno sfruttato per mettere la palla in porta, in difesa sono state molto determinate e quindi è quello che ci ha messo più in difficoltà.